No, Ermi. Non temere. Ritornaci. Quando passa Bruno, dagli strada! Cosa è un cavallo che cammina a quattro zampe? Maccalone. Apri, è uno che conosco io. Yeah. Algeri, 7 ottobre 1957. Il colonnello Philippe Mathieu, con l'ausilio dei suoi parà, circonda il nascondiglio dove si cela l'ultimo superstite appartenente al Fronte di Liberazione Nazionale Algerino, Ali Lapointe, minacciando di far esplodere l'edificio con la dinamite. Ali, in attesa del triste epilogo, torna indietro con la memoria ripercorrendo la serie di episodi, dalle azioni militari a quelle terroristiche, che caratterizzano la lotta per l'indipendenza nel paese nordafricano. La Battaglia di Algeri, film del 1966 diretto da Gillo Pontecorvo, oltre ad avere connotazioni storico-politiche, rappresentando il processo che porterà il 3 luglio 1962 alla liberazione dal colonialismo francese, dichiara apertamente la necessità della lotta armata in determinati contesti storici, seppur causa di morti e di dolore, per far trionfare il diritto alla libertà dei popoli. In una pellicola costata 6 anni di lavoro, osteggiata dai francesi e che infatti arriverà oltralpe solo nel 1971, impostata su uno stile documentaristico, con un cast formato da attori non professionisti, senza un vero protagonista, in quanto Pontecorvo, che comunque non rinuncia ad esplicare anche le motivazioni degli occupanti, vuole privilegiare le scene collettive, sia che riguardino i militanti del Fronte di Liberazione Nazionale, sia la vita delle famiglie e dei giovani francesi che interagiscono con il mondo arabo. Il regista pisano, insieme al suo fedele sceneggiatore, Franco Solinas, impegna vari mesi nell'approfondimento storico della vicenda, arrivando a comporre un film che affonda le sue radici nel neorealismo, superando però la semplice imitazione della realtà, passando attraverso un rigore stilistico, mirando, con l'utilizzo del teleobiettivo, ad enfatizzare la drammaticità e l'oscurità dei volti intimoriti della popolazione algerina e puntando sul montaggio connotativo, ispirato dalla cinematografia sovietica e in particolare da Eisenstein, integrando immagini e suoni, curati dallo stesso Pontecorvo con il maestro Ennio Morricone, varianti tra i ritmi tipici del Maghreb, dove dominano le percussioni, e quelli del mondo occidentale, come ad esempio i canti gregoriani. L'utilizzo delle luci, mai naturali, e la fotografia confezionata da Marcello Gatti illuminano la città europea e rendono offuscata la casba, proprio per mettere a confronto i due universi così distanti, passando per un bianco e nero sgranato, simile a quello dei cinegiornali, mentre le inquadrature, frutto di una camera non fissata a un cavalletto ma tenuta in mano dall'operatore, sono cariche di dinamismo e di frenesia, anche se in alcune occasioni il racconto rallenta, regalando allo spettatore dei silenzi inquietanti. Potevi anche essere una spia, bisognava metterti alla prova. Con una pistola scarica? Te lo spiego poi. Supponiamo che tu fossi una spia. In carcere, quando l'FLN prende contatto con te, tu fai finta di essere per la rivoluzione. E i francesi dopo ti fanno evadere. Sì, sparandomi addosso. Anche quello poteva essere un trucco. Tu evadi, ti presenti all'indirizzo che ti hanno dato i fratelli in carcere e così entri in contatto con me. Non so ancora come ti chiami. Mi chiamo Kader. Sari Kader. Dunque, per entrare nell'organizzazione dovevi compiere un attentato. Potevo dirti di uccidere il barista, ma si tratta di un algerino. E la polizia poteva anche lasciartelo ammazzare, pur essendo un loro confidente. Obbedendo a quest'ordine non ci avresti dimostrato di non fare il doppio gioco. Ecco perché io ti ho detto di sparare al poliziotto francese. Perché questo i francesi non te l'avrebbero mai permesso. Per concludere, se tu eri con la polizia non avresti commesso l'attentato. E non l'ho commesso, infatti. Praticamente no. Non hai potuto. Ma l'importante è che ci hai provato. Per me l'importante è che per poco mi ci facevi rimettere la pelle. Su, andiamo. Tu hai esagerato. L'ordine era di sparare alle spalle. Io no. Allora non lamentarti. Non mi hai ancora detto perché non me l'hai fatto ammazzare. Perché non siamo ancora pronti per i francesi. Prima di attaccare bisogna avere un posto sicuro da dove partire e dove rifugiarsi.
Leone d'oro al Festival di Venezia, in nomination agli Oscar come miglior film straniero e poi, una volta uscito nelle sale americane per la miglior regia e la miglior sceneggiatura, La Battaglia di Algeri è una pellicola commissionata dal capo militare del Fronte di Liberazione Nazionale. Yassef Saadi, in visita in Italia al termine della guerra di indipendenza, che propone un primo soggetto rifiutato da Pontecorvo, non convinto neanche dal copione di Parà. Opera progettata in precedenza con Salinas, ispirata alle vicende in Algeria. Dopo mesi di studi approfonditi e ricerche sul posto, si giunge a un lungometraggio politicamente schierato, che non sembrerebbe rispecchiare a primo impatto le ideologie del regista, dichiaratamente vicino al marxismo, ma che comunque racconta con equilibrio le vicende, analizzando anche il punto di vista dei colonizzatori, riuscendo a farsi apprezzare dalla critica per l'alternanza del registro narrativo e di quello illustrativo, esaltato dal mondo militare, contenendo alcune scene che diventeranno un insegnamento concreto delle tecniche d'addestramento antisovversive per i soldati argentini e statunitensi.